In una nota firmata da lei e dal sindaco, in pratica ha auspicato una grande mobilitazione per settembre, firme contro le grandi ASL, insomma volete un referendum abrogativo. Sì, vogliamo dare l'ultima spallata a un sistema sanitario che dal 2015 a oggi ha fatto soltanto male a questa città e non solo. Pare che oggi ci sia una convergenza molto ampia, quindi forse è il momento di dare l'ultima zampata per buttare giù questo assetto. Ecco, ma c'è già, mi pare, un processo che vada verso questo percorso. Si è già visto nei distretti il ritorno all'antico e quindi potrebbe avere una sponda questa vostra richiesta. Ma forse sì, perché già dal 2015, io ricordo, furono raccolte 65.000 firme, mi pare di ricordare, tante quante erano sufficienti per ribaltare la legge regionale. Poi venne fatta una modifica in corsa, cambiando la legge, quindi vanificando questa mobilitazione. Successivamente, dopo le aslone, sono arrivate le zonone, quindi un altro errore dietro il primo errore. Ora quelle vengono parzialmente risolte, perché in realtà viene risolta soltanto la nostra, quindi va bene, dentro un disegno più complessivo. A questo punto forse è il momento di mettere fine a un progetto di sanità che ha portato solo danni, quantomeno a noi, di sicuro a noi sì, ma insomma guardandosi intorno pare un po' a tutti, e quindi ora è arrivato il momento di uscire dalle dichiarazioni di buonsenso e entrare in una battaglia politica che è molto trasversale, che il sindaco ed io vogliamo lanciare come la battaglia della città di Arezzo, indipendentemente dalle parti politiche, e poi chi ci sta si vedrà.